Bene, mentre facciamo questa chiacchierata e mentre poi vi abbiamo proposto, per coloro che ci stanno seguendo in questo speciale della domenica 14 di giugno, ma anche dei giorni a seguire su Tele Molise riguardanti i misteri di Campobasso, mentre con il collega Giovanni Di Toto appunto parlavamo di misteri, di storia e ovviamente di tradizione, gli addetti hanno finito di imbandierare questo palazzo, il Palazzo di Città, Palazzo San Giorgio, proprio adesso, in tempo reale. Le nostre telecamere appunto vi stanno mostrando comunque questa bella giornata di sole in questa bella piazza, un ritorno verso la normalità, almeno speriamo. Speriamo, anche perché questa piazza, per noi che abbiamo condotto e che conduciamo le dirette del Corpus Domini, rappresenta un po' il punto di approdo. Io sopra le finestre del bar centrale, tu magari dal grattacielo o dal balcone di Palazzo San Giorgio. Comunque qui si conclude la manifestazione con la scena fantastica della benedizione, ma il passaggio in via Lelena, il passaggio sul corso, il passaggio dei bambini che scorazzano in piazza Municipio e che Francesco Di Rienzo avrà sicuramente intercettato con le sue immagini, che sono poi i veri protagonisti di questa manifestazione. Infatti, magari sono loro quelli che ci mancano di più. E mi piace, chiaramente con tutto il rispetto per il vescovo Giancarlo Bregantini, io mi ricordo una delle sue prime, dei suoi primi interventi al balcone, nella sorpresa di assistere alla manifestazione, disse: non c'è cielo senza terra e non c'è terra senza cielo, riferendosi alla sacralità e all'essere terreno dei misteri. E mi piace ricordare questa frase per sperare e augurarci che nel 2021 li vedremo di nuovo in piazza e li potremo raccontare ai nostri telespettatori. Speranza condivisa, restate con noi con questo speciale di viaggio in Molise, su Tele Molise, che riguarda appunto i misteri del Corpus Domini a Campobasso in quest'anno di passaggio 2020, ma vogliamo comunque raccontarvi e se possibile farvi rivivere queste emozioni. Chiediamo la benedizione sugli ingegni, sui portatori, sugli angeli, su tutte le autorità qui presenti, su tutti voi, sul mondo intero. Il Signore sia con voi. Vi accompagni, vi dia pane e pace, vi dia salute e forza, futuro e speranza, Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E viva Campobasso, e viva i misteri!